Bentrovate e bentrovati. Sua Eminenza il Cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, appartenente alla Compagnia di Gesù, dal 1 luglio 2017 è prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e presidente della Pontificia Commissione Biblica e della Commissione Teologia Internazionale. Nel 1975 ha conseguito il dottorato in teologia presso la nostra Pontificia Università Gregoriana con una tesi dal titolo Lo Spirito Santo in Sant'Ilario di Poitiers. E poi diventato professore di teologia dogmatica presso la Pontificia Università di Comillas a Madrid. Dal 1984 è divenuto professore ordinario presso la nostra università, della quale è stato vicerettore dal 1986 al 1994. Il 6 marzo 2004 è stato nominato segretario generale della Commissione Teologica Internazionale. Il 9 luglio 2008 Papa Benedetto XVI lo ha nominato arcivescovo titolare di Tibica e segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il 1 luglio 2017 Papa Francesco lo ha nominato prefetto della stessa Congregazione e in quanto tale presidente della Pontificia Commissione Biblica e della Commissione Teologia Internazionale. Il 20 maggio 2018, al termine del Regina Coeli, Papa Francesco ha annunciato la sua creazione a cardinale nel consistorio del 28 giugno di quell'anno. Adesso, carissimi, ascoltiamo l'intervento del cardinale Luis Ladaria sul tema La lotta interiore e la conversione di Inigo López de Oñate y Loyola. Grazie padre Michael. Andiamo subito in medias res al nostro problema. La lotta interiore e la conversione di Ignazio di Loyola. Per affrontare questo argomento bisogna innanzitutto mettere in evidenza che la figura spirituale di Ignazio di Loyola è molto complessa e presenta molte sfaccettature. È un uomo a cavallo di due epoche, il Medioevo e il Rinascimento, che entrambe lo hanno marcato nella sua prima formazione umana in famiglia, nell'ambiente della cavalleria e di forma particolare un ordine militare esistente in Spagna in quel momento che si chiamava Los Caballeros de la Banda. Più tardi, alla corte di Arevalo, Castiglia, con il re Ferdinando il Cattolico, sicuramente il più potente dell'epoca, Ignazio è un uomo di grande attività, ma nello stesso tempo ha lasciato numerosi scritti attraverso i quali possiamo arrivare a conoscerlo intimamente. Questi suoi scritti, poi, sono di genere letterario così diversi e di contenuti così disparati che se si accostassero senza conoscerne l'autore, si potrebbe essere facilmente indotti a ritenerli composti da persone diverse. Di fatto si tratta soltanto di una diversità da far risalire ai diversi livelli o dimensioni della sua poliedrica personalità e alla ricchezza dei doni ricevuti da Dio, messi in evidenza con la sua lotta interiore e la sua conversione. In modo particolare, oggi si abbina il nome di Ignazio di Loyola al dono del discernimento spirituale. Tuttavia, però, spesso si limita la stima del santo per questo dono, a lui elargito in maniera straordinaria, alla sua sola capacità di cogliere i segni dei tempi, i segni di Dio nella storia, marcata allora, nel XVI secolo, da un cambio epocale, un po' come i nostri giorni, perché tesa da un mondo vecchio, il Medioevo, duro a morire, e il mondo nuovo dell'umanesimo, del Rinascimento e della modernità, che stava per venire alla luce e affermarsi sempre di più. Però c'è in radice qualcosa di più profondo e interiore.
La capacità di discernimento spirituale di Ignazio risplende soprattutto viva nella sua capacità di cogliere, di avvertire e di distinguere i vari aspetti e le varie componenti della sua ricca personalità spirituale e dei diversi livelli del suo carisma. In primo luogo, Ignazio è un uomo della Chiesa. Prima di essere una capacità di leggere l'esterno, i segni di Dio negli avvenimenti della storia e nei fatti delle altre persone, il suo discernimento spirituale è radicalmente, come la sorgente, capacità di leggere il proprio interno e di cogliere in esso con chiarezza e lucidità i doni di Dio e i destinatari ultimi e specifici dei messaggi che attraverso di essi Dio indirizzava a che cosa gli chiedeva. E così, come una comunicazione dall'interno e come traduzione di esperienze spirituali a livello della lettera o di un testo scritto, sono nate la maggior parte delle sue opere. La sua conversione è soltanto la testimonianza dell'uomo che nella sua unica globale esperienza di vita ha colto prima di tutto i doni che Dio gli aveva fatto in quanto uomo della Chiesa. Egli li ha affidati, tradotti, si potrebbe dire, nel testo degli esercizi spirituali. E si tracciano la linea della pedagogia di Dio nel guidare l'uomo, ogni uomo, di ogni tempo e di ogni luogo, alla salvezza, cioè alla sua realizzazione, al fine per il quale è stato creato. Riflettono dunque un livello universale e la dimensione ecclesiale dell'esperienza di Ignazio e della sua vita spirituale. In secondo luogo, egli è il fondatore della Compagnia di Gesù, un ordine religioso. Nella sua esperienza vitale, Ignazio ha saputo discernere ad un secondo livello i fatti che il Signore lo ha chiamato a vivere in funzione della sua missione di fondatore della Compagnia, un ordine originale, differente degli altri. Ha in tal modo colto il dono che Dio, attraverso di lui, faceva alla Compagnia di Gesù, cioè il suo carisma di fondatore valido per tutti i suoi seguaci in quel tempo di vita apostolica, sacerdotale, religiosa, che è propria della Compagnia di Gesù e dei suoi membri. Esso si colloca ad un livello più particolare del precedente, perché non riguarda tutti gli uomini, ma naturalmente è anche universale, perché valido per i gesuiti di ogni tempo e di ogni luogo. Ignazio ha affidato questo carisma di fondatore ad altri due scritti, le Costituzioni della Compagnia di Gesù e l'Autobiografia, che giustamente sono ritenuti testi fondazionali. Essi esprimono la spiritualità della Compagnia di Gesù, da distinguersi pertanto bene della spiritualità ignaziana, qualcosa di più largo, che, derivando e fondandosi sugli esercizi spirituali, è un patrimonio della Chiesa intera. In terzo luogo, Ignazio è preposito generale della Compagnia, è apostolo, pastore di anime. C'è dunque un terzo livello più particolare, legato alla sua funzione di preposito generale della Compagnia e poi apostolo, pastore d'anime. Noi lo possiamo raggiungere attraverso il suo ampio e diversificato epistolario, di cui rimangono circa 7.000 lettere, 7.000, e istruzioni che hanno un valore circostanziato al secolo XVI e alle persone o situazioni alle quali fanno riferimento. Certamente contengono principi e affermazioni che si rifanno alla spiritualità degli esercizi spirituali e delle costituzioni, ma ne sono un'applicazione, o meglio un'incarnazione, secondo le particolari circostanze di persona, soprattutto di tempo e di luogo. In questo modo esse rivelano le grandi capacità del santo nel cogliere e nel discernere con lucidità e profondità l'interiorità delle persone e delle situazioni storiche e, come egli le ponesse, al servizio delle iniziative di riforma della Chiesa e del rilancio della cultura cattolica. Quarto livello, Ignazio individuo privato. Ignazio ha colto nella sua unica globale esistenza un quarto livello di esperienze e di dono del Signore, quello che riguardano direttamente la sua persona come singolo individuo. Sebbene egli ritenesse che queste esperienze avessero valore solo per sé, egli le ha volute ugualmente affidare ad alcuni appunti scritti che gli servissero da memoria
per il discernimento circa il modo di collaborare con la grazia di Dio allo sviluppo della propria vita spirituale. Non voleva che venissero in mano ad altri, ma per fortuna sono sopravvissuti alcuni di questi scritti. Alcuni fogli relativi agli anni 1544-45 e che conosciamo oggi con il nome di Diario Spirituale. Questo scritto ci svela angoli molto segreti della persona di Ignazio, dei quali egli era molto geloso. Si manifesta l'intimo della sua relazione con le tre persone divine e viene a delinearci la figura della sua spiritualità personale, quella che noi chiamiamo la spiritualità di Ignazio. Già da quanto detto si può allora comprendere la complessità di questa figura, mistico, uomo d'azione, legislatore, pastore, guida spirituale, riformatore della Chiesa, uomo di preghiera, programmatore apostolico. Ignazio non è un santo facile. Dobbiamo ringraziare Dio del dono particolare della sua capacità di interiorizzarsi. Essa è da intendersi non come ripiegamento su se stesso, o come affermazione di sé in opposizione agli altri, per diversificarsi dagli altri, ma come capacità di andare al cuore del proprio io, cogliendolo, diceva il cardinale Carlo Maria Martini, come luogo della comunicazione dei diversi, e pertanto come via privilegiata del comunicare e del fare comunione con ogni uomo. È in forza di questo dono, infatti, che Ignazio comunica la sua lotta interiore e la sua conversione anche con noi che viviamo 5 secoli dopo. Per comprendere il suo combattimento spirituale e la sua conversione, dobbiamo capire la complessità e poliedricità della figura del santo. E questo ci obbliga alla scelta di un'ottica, un'analisi particolare, per non disperderci nel meandri della sua personalità. Vediamo appunto questo itinerario della lotta interiore e conversione di Ignazio. Saremo aiutati nello stesso Ignazio attraverso l'autobiografia e possiamo distinguere 6 tappe. Prima tappa, apprendimento degli ideali cavallereschi del MAS, il Magis, no? Del giovane Íñigo López de Oñaz y Loyola, dalla nascita del giugno 1491 alla ferita a Pamplona, che proprio oggi commemoriamo, dell'anno 1521. Egli nacque a Loyola nel 1491, sembra che non sia chiaro il giorno, da Beltrán Pérez de Loyola e Marina Sánchez de Licona Balda, ultimo dei 13 figli, incerto se l'ultimo dei figli maschi o tredicesimo nell'insieme. Al fonte battesimale le fu imposto il nome di Ignatius, nonostante nel suo paese sia conosciuto come Íñigo o Eneco in basco moderno. Il cambiamento del nome in Ignazio è stato fatto perché più universale e avvenne con la sua matricola all'Università di Parigi nel 1528. La mamma morì mentre Ignazio era ancora in tenera età, certamente prima del 1496. Il padre, come in genere tutta la famiglia dei Loyola, e come tante altre famiglie della nobiltà vasca di quel momento, aveva una fede profonda, ma una condotta morale non sempre limpida e cristallina. Erano i tempi, no? Beh, basti pensare che c'erano alcuni figli legittimi e che però il sacerdote fratello di Ignazio ebbe 4 figli. Ma il padre si coprì di gloria presso il mondo ecclesiastico e cattolico perché combatte contro i Mori. 3 fratelli di Ignazio morirono a Napoli, in Ungheria e in Messico, in difesa del re Carlo I di Spagna. Una famiglia davvero cattolica nella quale si respirava uno spirito di devozione e una vita religiosa di stampo medievale. Del carattere e dello spirito di Ignazio ebbe la capacità di concentrazione, la grinta, la forza di volontà, lo spirito riflessivo, una certa sicurezza di sé sconfinante con l'ostinazione, proprio dei tempi e dei luoghi. A 15 anni, nel 1506, venne invitato alla corte di Arevalo, Castiglia. Dunque andiamo dal Paese Basco, dal nord alla Castiglia, come paggio alle dipendenze del tesoriere maggiore Don Juan Velázquez de Cuellar, una sorta di ministro di finanze.
Qui ricevete una formazione agli usi cortigiani, alle buone maniere, alla disciplina e all'obbedienza ai superiori, al servizio al re. Ma assorbì anche quel clima fatto di ricerca, di eleganza, di onori, di segnalarsi soprattutto, di amori frivoli e leggeri, che vediamo riflesso nel mondo delle avventure, della vanità, della Madis de Gaula e di simili romanzi, della lettura cavalleresca e amorosa che Ignazio, alla fine della sua vita, confesserà aver letto con assiduità, da giovane naturalmente. Juan Alfonso de Polanco, il fedele futuro segretario a Roma, dirà di lui: leggero nei giochi, nelle relazioni con donne, nelle dispute e negli affari di armi. E di questo periodo un'avventura poco edificante nella quale si trovò coinvolto con il fratello Pero, sacerdote, durante il carnevale del 1515. Ci resta un atto di accusa a suo carico. Crimine enormi, perpetrati di notte, con premeditazione, con ronde notturne e a tradimento. Caduto in disgrazia il Velázquez di Cuéllar, morto nel 1516, re Ferdinando, per problemi di eredità della regina Germana di Foix e il nuovo re Carlo I del 1517, Ignazio, all'età di 26 anni, passa al servizio di Don Antonio Manrique de Lara, duca di Nájera, viceré di Navarra. Torniamo dunque verso il nord. È precisamente alle dipendenze di questi che vediamo Ignazio combattere a Pamplona nel maggio 1521 in difesa della cittadella assediata dalle truppe francesi. Qui fu ferito alla gamba e con questo episodio, verificandosi il 20 maggio proprio, con questo episodio si apre la sua autobiografia e si data l'inizio della sua conversione e dell'azione pedagogica peculiare di Dio nei suoi riguardi. Fu Ignazio uomo d'armi. È stata fondamentale per la sua vita spirituale, per la spiritualità che da lui ebbe inizio la sua esperienza di soldato. Ancora in un passato non troppo lontano e non del tutto cancellato, la risposta era universalmente positiva. Di cui l'interpretazione militaresca della sua spiritualità, nella luce della quale si leggevano e si interpretavano diversi elementi: l'obbedienza dei gesuiti, l'organizzazione dell'ordine, il servizio apostolico, interpretato in chiave di conquista, le ascesi spirituali e tanti altri particolari meno importanti, come per esempio la visione del generale della compagnia, visto nella controluce del generale sostantivo, piuttosto che come un aggettivo superiore generale, non un generale, no? dell'esercito. Ignazio non fu mai un soldato di mestiere, ma da sempre un cavaliere vasco con la pretensione di far parte dell'ordine dei cavalieros della banda, della quale abbiamo già parlato. Portava la spada nel suo guardaroba di corte, ma solo come oggetto decorativo, o al massimo per sguainarla nelle litti notturne o per gli occhi di qualche bella dama, come è successo a Valladolid e a Saragozza. In Ignazio predomina il senso dell'onore, della cavalleria, della fedeltà al re, più che la disciplina militare, la strategia, eccetera. Dio si servirà della bipolare educazione ricevuta nella giovinezza, quella in famiglia, medioevale, religione, e quella ricevuta a corte, che lo ha messo a contatto con il nuovo mondo dell'umanesimo e del Rinascimento, per costruire a poco in lui l'uomo di frontiera, costantemente posto a cavallo del mondo vecchio che sta per morire e di quello nuovo che sta per nascere, e pertanto costantemente sollecitato da un continuo discernimento spirituale in vista di un continuo rinnovamento. Dio si servirà della sua smodata sede di onori per orientarlo ad avere una passione per la gloria di Dio, che gli servirà infine al suo desiderio di servizio al mondo, nella sua innata inclinazione all'azione e all'amore per le creature, per orientarlo non verso una mistica di tipo nuziale, ma verso la mistica del servizio, la mistica dell'azione, la contemplazione nella stessa, nell'azione di essere maestro dell'unione con Dio che permette all'uomo
chiamato a vivere nel mondo e di aiutare gli altri, di unificare la propria vita e di integrarla al di là di dicotomie pericolose, cogliendo la contemplazione di Dio come dimensione unificante e fondante la propria esistenza, perché la grazia presuppone la natura. Un secondo momento, la prima conversione, da gentiluomo a cavaliere allo divino, da Loyola, giugno 21, a Montserrat, 25 marzo 1522. Trasportato alla casa torre di Loyola, Ignazio viene subito operato alla gamba, ferita dalla bombarda sulla rocca di Pamplona. A un primo intervento dei chirurghi ne segue un secondo, ben più doloroso, ma voluto di Ignazio stesso contro il parere di tutti gli altri, per evitare una deformazione alla gamba, esteticamente per lui inaccettabile. Durante la lunga convalescenza chiese di poter leggere libri di avventure cavalleresche e amorose. Per nostra fortuna, la sua cognata, Maddalena di Araoz, gli disse che non trovò in casa che la Vita Christi del certosino Ludolfo di Sassonia e una raccolta di vite di santi, il Flos Santorum, di Giacomo da Barazzi. E da queste letture che prende inizio il suo cammino di conversione e di purificazione. Esso comporta un iniziale processo di interiorizzazione e si attua come una scelta, una elezione di un servizio insigne a Cristo a conclusione di un processo di discernimento spirituale. Le letture gli presentano la vita cristiana come un servizio a Cristo povero, umile e sofferente, da attuarsi nella lotta a Satana e a imitazione di quei grandi cavalieri di Dio che furono i santi, in modo particolare San Francesco d'Assisi, San Domenico de Guzmán e Sant'Onofrio. Nello stesso tempo essi lo introducono nell'orazione mentale, nella quale le nuove conoscenze della verità cristiana diventano desideri, inclinazioni, mozioni sempre più profondi e interiori. La lotta vista all'esterno tra Cristo e Satana, l'ambiguità della realtà umana percepita fuori di sé, a poco viene ad essere percepita nel proprio interno. I santi desideri e le emozioni suscitate dalla lettura non si impongono facilmente nel suo spirito, perché vengono osteggiate e contrastate da altri pensieri e da altri desideri. Sono i pensieri del mondo che gli erano prima abituali. Sono i desideri di realtà vane e di gloria di onore mondano. Tra i quali gli teneva occupato il cuore, soprattutto il pensiero e il desiderio di una dama per la quale andava escogitando che cosa avrebbe potuto fare in suo servizio, quali mezzi avrebbe potuto mettere in atto per raggiungere la città dove essa risiedeva, quale parole avrebbe potuto rivolgergli, eccetera. È così che Dio introduce Ignazio al discernimento spirituale. Mentre in primo tempo non si accorge nemmeno dell'esistenza di queste emozioni interiori degli spiriti, arriva poi a prenderne coscienza, ad avvertirne nel suo interno e a coglierne la differenza. A questo punto è sollecitato a prendere posizione di fronte ad esse e a dover scegliere tra Cristo e la Dama, tra il Re eterno e il Re temporale. Attraverso l'analisi degli effetti che gli oppositi pensieri producono nel suo animo, entrambi di consolazione e di piacere, mentre sono presenti, e di gioia gli uni e di desolazione gli altri, quando invece cessano. È così che Ignazio, nel suo combattimento spirituale, finisce per entusiasmarsi per il servizio al nuovo re, il Re Eterno Cristo Signore, che è più, mas, il magis, di quello al Re Eterno o alla Dama del Cuore, perché certamente è più universale. L'incontro con i santi attua il magis nel desiderio di segnalarsi in questo servizio, ancora in modo competitivo nei riguardi dei santi stessi, che vuole vincere, superare, piuttosto che nella linea di una vittoria dei nemici avvertiti in se stesso, per essere vittorioso su se stesso. Egli decide allora di seguire Cristo povero, umile e penitente. Nessun luogo gli sembra migliore della terra dove lo stesso Cristo vive e morì.
di cui la decisione di farsi pellegrino e di attuare la penitenza soprattutto in una linea di mobilità e di sradicamento permanente, fino al punto di fargli soffocare nel cuore il desiderio di chiudersi in una certosa per sfogare tutto il suo desiderio di penitenza e di povertà. Questa tappa di Loyola si presenta come un periodo di preparazione poco cosciente del futuro autore degli esercizi e del futuro fondatore della Compagnia di Gesù. Qui a Loyola, di fatto, Ignazio comincia a muovere i primi passi verso gli esercizi spirituali e verso quel tipo di spiritualità che prenderà più tardi corpo nella Compagnia di Gesù, verso gli esercizi spirituali prima di tutto. Cominciano ad affiorare i temi dell'elezione, del discernimento spirituale, del magis, le meditazioni del regno, dei due vessilli, più punti centrali e qualificanti del libretto e l'esperienza degli esercizi. Manca però ancora l'istanza apostolica e l'universalizzazione delle proprie esperienze in una dottrina riflessa. Quanto invece all'orientamento verso la spiritualità della compagnia, si cominciano a intravedere nella figura di Ignazio tratti caratteristici del gesuita futuro: il servizio, il discernimento, il magis, la discrezio. Il pellegrino chiamato ad una vita nella mobilità, in spirito di povertà, di penitenza, di abnegazione continua nella sequela di Cristo. Ma questo di Loyola è soprattutto un periodo di preparazione, imperfetta ancora e ricca di molti appariscenti limiti. San Ignazio, in Ignazio c'è ancora molta esteriorità e individualismo. Non c'è ancora interiorità. Questo affiora, per esempio, nella visione di Cristo, modello da imitare a distanza di 16 secoli, personificazione di virtù da praticare, piuttosto che persona viva da seguire. Più che sulla persona di Cristo, povero e penitente, l'accento è messo sulla povertà e sulla penitenza. Non è esattamente lo stesso. Nell'idea di Gerusalemme, Cristo è là, e in un certo senso Ignazio a Gerusalemme materializza e fissa Gesù. Il suo pellegrinaggio in Terra Santa è vissuto come pratica devozionale, più che come esperienza spirituale, vitale, in unione a Cristo. Nel modo di concepire il magis c'è più il quantitativo che il qualitativo e viene vissuto come una tensione verso un infinito estramondano o come uno sforzo legalistico per vivere la perfezione assoluta, piuttosto che come una tensione verso una integrazione sempre più profonda, come una forza dinamica verso il meglio, il comparativo. Si tratta ancora di un magis, possiamo dire, indiscreto. Nel modo di vivere il discernimento spirituale, certamente Ignazio acquista un certo fiuto del divino e un certo senso del diabolico, ma forse troppo semplicemente interpreta le relazioni natura-grazia-mondo-Cristo in chiave di netta separazione e divisione, mentre invece in seguito, per l'affinamento di questo visto primariamente come dono, piuttosto che come tecnica di una prudenza puramente umana, cercherà di integrarli, di tenerli insieme e di ordinarli secondo una retta gerarchia di valori. Per ultimo, nella trascuratezza delle circostanze storiche, è una conseguenza della carenza ancora di discrezione e di quel senso del limite intimamente legato al magis e alla possibilità di una crescita spirituale graduale e progressiva. Il suo individualismo appare evidente da alcuni dati. Comincia a comporre un libretto ricopiando da libri che andava leggendo, ma lo fa solo per devozione personale. A Gerusalemme pensa di recarsi da solo, come ha fatto. No? Affronta penitenza e preghiera per meglio fuggire il mondo e non è alieno dal pensare di rinchiudersi in una certosa. La mancanza di interiorità, la carenza di un magis discreto, l'incapacità di discernere con chiarezza la volontà di Dio si rivelano ancora in alcuni episodi occorsi dopo la sua partenza di Loyola una volta finita la convalescenza. Il più appariscente di questi eventi è questo incontro che molti di voi, di molti conoscono, con il Moro che non voleva ammettere la verginità della Madonna e lui lo voleva uccidere, meno male che
ciascuno ha preso un cammino e si è evitata questa catastrofe. Non meno significativo per comprendere la figura spirituale di Ignazio nei suoi primi passi verso la piena conversione e la veglia d'armi davanti all'altare di Nostra Signora di Montserrat nella notte tra il 24 e il 25 marzo 1522. La decisione di questa veglia d'armi, presa ancor prima di incontrarsi con il confessore, si pone nel punto di incontro tra la folla di pensieri, di emozioni e di sentimenti suscitati dalla lettura dei libri di cavalleria e da una parte e dall'altra i desideri di imitare i santi e di compiere imprese in servizio del suo nuovo re Gesù Cristo. Non più cavaliere del mondo e nel mondo, con la veglia d'armi vuol diventare cavaliere di Cristo e per questo, come facevano i neocavalieri all'inizio della loro milizia terrena, che si rivestivano delle armi e facevano precedere la cerimonia da una veglia notturna, durante la quale custodivano le loro armi secondo il cerimoniale dei libri di cavalleria. Ante Ignazio vuol servire le armi di Cristo, l'abito del penitente, povero e umile, la livrea di Cristo, espressione che congiuga il suo mondo medioevale e le idee cavalleresche, con l'amore insorgente per Cristo, e il vestito di opprobri, di false testimonianze, di ingiurie di ogni tipo, il vestito di gala del nuovo cavaliere di Cristo, che si prepara al servizio cristiano con le armi della povertà, delle umiliazioni e dell'umiltà. Per questo gli è stato necessario lasciare gli abiti di prima e il rifiuto del mondo passato. Dal mondo vecchio in Ignazio rimane la struttura, sono abbattuti invece i contenuti, l'orientamento generale e il fine da lui inteso. Questa è stata la conversione per Ignazio. Il suo passato non viene interamente distrutto, ma viene rinnovato e messo a nuovo. Non è un annullamento delle esperienze e del fondo della propria personalità, ma un mettere ordine nelle intenzioni e nelle azioni, eliminando le affezioni disordenate e orientando tutta la propria vita verso il fine soprannaturale per il quale l'uomo è creato. Il cambiamento dei vestiti, segno esterno ed espressione efficace di una desiderata mutazione interiore da cavaliere del mondo a seguace di Cristo, ha qualcosa di spettacolare, ma anche qualcosa di puerile. C'è ancora esteriorità, poca discrezione, prevale ancora lo spirito medioevale, senza che affiorino con decisione la prudenza, il senso della misura, spirito più umanista, rinascimentale. Però, al di là di tutto, ci sono aspetti di autentica e sincera devozione, segni evidenti che la linfa vitale della sua spiritualità andava crescendo. Tra questo, per esempio, la forte devozione a Maria Nostra Signora, come amerà denominarla nei suoi scritti, è sempre presente nei momenti cruciali della sua vita e di riflesso dell'esperienza degli esercizi spirituali e c'è anche il superamento dell'antico desiderio di apparire, di essere onorato e stimato a favore di un atteggiamento di umiltà e di nascondimento. Un terzo momento, la disposizione interiore, il desiderio di conversione e la ricerca della volontà di Dio. Manresa, marzo 1522, a febbraio 1523. Il periodo del soggiorno a Manresa costituisce senza alcun dubbio il punto focale della sua esperienza e del suo itinerario di lotta interiore, di conversione spirituale e la culla della sua spiritualità. Complessivamente abbraccia 11 mesi, dalla fine del marzo 1522, quando il pellegrino vi arriva da Montserrat, con intenzione di fermarsi solo alguni giorni, fino alla metà, circa la metà del febbraio 1523, quando parte per Barcellona per imbarcarsi per l'Italia e poi di passare di là alla Terra Santa. Comunemente questo periodo della vita di Ignazio viene diviso in tre parti. 1. I primi 4 mesi di sostanziale pace e tranquillità di spirito, periodo marcato da lunghe preghiere, intense penitenze, mozioni spirituali vive
e dall'apparire nelle prime tentazioni. Secondo, il periodo degli scrupoli, periodo di lotte interiori, di tentazioni e di desolazioni. Terzo, il periodo delle grandi illuminazioni interiori, periodo di grandi consolazioni e di visione mistica straordinaria. Si potrebbe discutere se di fatto, cronologicamente, gli avvenimenti si siano svolti secondo questo preciso ordine, oppure se Ignazio, nel riferire nel 1555 a Camara sul periodo di Manresa, per i paragrafi adesso dedicati nell'autobiografia, abbia voluto ordinare i fatti con un sapiente ordine redazionale, alla luce delle esperienze vissute fino allora nei 32 o 33 anni successivi ai fatti raccontati. Nella vita di Ignazio Manresa rappresenta la sua trasformazione definitiva da povero cavaliere di Cristo a innamorato di Cristo povero, da pellegrino a mistico d'azione, da penitente ad apostolo. Qui avviene la sua vera conversione, la sua seconda conversione. A Manresa viene in Ignazio il superamento dell'esteriorità e dell'individualismo. Ignazio attua sotto la luce della grazia di Dio dall'alto un profondo cammino di interiorizzazione. Si apre all'aiuto delle anime, l'espressione da lui privilegiata, per designare quella realtà che noi comunemente chiamiamo apostolato. Il pellegrinaggio a Gerusalemme non è solo più visto come atto di devozione personale e di penitenza, ma soprattutto come espressione del suo attaccamento all'umanità di Cristo. L'imitazione di Cristo diventa zelo per le anime e desiderio intenso di venire loro in aiuto proprio nella terra in cui visse il Signore. Attraverso il dono interno del intenso del discernimento spirituale ricevuto soprattutto nell'esperienza mistica del fiume Cardoner, si precisa la sua attenzione al Magis. Egli opera una conversione dal superlativo al comparativo, dal maximum perfetto al Magis, il migliore, da una impostazione statica e legalistica ad un maggior senso della gradualità, del progresso, dell'itineranza, attraverso un più vivo senso di fine, del fine e delle circostanze storiche concrete. Da Manresa Ignazio partirà ben marcato dall'amore personale per Cristo, povero e umile, dalla discrezione e discernimento e all'apertura apostolica. Manresa è la culla degli esercizi spirituali. Prima di essere scritti, esso furono vissuti, sperimentati, praticati. Gli esercizi, dirà nel 1055 al Camara, nell'ultimo incontro tra i due in ordine alla stesura dell'autobiografia, non li aveva fatti tutti in una sola volta, se non che alcune cose che lui osservava nell'anima sua e le trovava utili, gli pareva che potrebbero anche essere utili ad altri, e così le metteva in scritto. Il testo degli esercizi spirituali appare chiaramente come il punto di arrivo di un processo di interiorizzazione, o più precisamente di discernimento spirituale, nel quale si distinguono il momento di partenza, l'esperienza spirituale interiore, alcune cose nell'anima sua, diceva, il momento della memoria, dell'accorgersi, del cogliere l'esperienza, alcune cose che lui osservava nell'anima sua, il momento dell'intelletto, della riflessione, del discernimento, le trovava utile, gli pareva che potrebbero anche essere utili ad altri. Il processo di interiorizzazione è al servizio del movimento di aiuto agli altri che procede dall'interno all'esterno. E a Manresa, affiorando nell'orizzonte della vita spirituale di Ignazio, l'istanza apostolica e il discernimento che gli permette di cogliere quanto c'è di universale nella sua esperienza di uomo guidato da Dio pedagogo. Il libretto viene scritto non solo più per guidare se stesso, ma anche per poter guidare gli altri sulla via del Signore. Per questo lo scritto precedente viene annullato, gettato via,
e di esso abbiamo perso le tracce. Per il testo degli esercizi spirituali, il periodo di Manresa rappresenta la tappa di composizione principale e fondamentale. Se è vero che egli continuerà a lavorare sul testo fino a Roma, fino all'approvazione del libretto da parte del Papa Paolo III nel 1548, è anche vero che proprio nel periodo di Manresa il nucleo più fondamentale delle meditazioni chiave, soprattutto di quella della chiamata del re, di quella dei vessili, è quello che riguarda le due operazioni fondamentali, cioè quella dell'orazione e quella dell'elezione. Inoltre, è proprio di questa tappa l'assimilazione di alcuni ritmi fondamentali del procedere dell'itinerario secondo la pedagogia spirituale ignaziana che attraversa tutta la sua produzione letteraria e il suo stesso modo di rapportarsi a Dio nella preghiera e negli altri, nei contatti, nella preghiera e agli altri nei contatti apostolici. In particolare, va ricordato quel tipico modo di procedere dall'alto al basso, verso una concretizzazione sempre più forte, secondo il movimento stesso della missione di Cristo ricevuta dal Padre, da Lui trasmessa alla Chiesa, al Papa, fino al singolo Apostolo, chiamato ad aiutare le anime a raggiungere il fine per il quale sono state create. Come servizio per amore all'amore del Padre che discende di tutti gli uomini attraverso Cristo, come servizio di persona inviata, mandata, come servizio universale in povertà e umiltà, come fu quello di Cristo. In questa luce vanno considerate le grandi esperienze mistiche di cui Dio gratificò Ignazio durante il periodo di Manresa. Esse vanno considerate e lette con gli occhi di Ignazio, quando alla fine della sua vita, dunque verso l'anno 55, le racconta al Camara, così come sono registrate nell'autobiografia. Egli le raccoglie in quattro punti, ordinandole in modo sistematico, per aiutare a comprendere meglio quelle che alla fine della sua vita gli apparivano essere le nervature e gli assi portanti della sua opera di maestro, di iniziatore di una specifica spiritualità e di fondatore. Queste esperienze mistiche, tra le quali la più celebre è quella avuta presso il fiume Cardoner, riguardano successivamente in modo discendente quattro punti: il mistero della Santissima Trinità, il mistero della creazione, il mistero dell'Eucarestia e il mistero dell'umanità di Cristo e della persona di Maria. Sono questi misteri a fondamento di altre tante caratteristiche della sua spiritualità. Essa infatti è marcata da una fronte impronta a dimensione trinitaria, cristologica, eucaristica, da un forte senso della creazione, percepita come un bene, come un dono di Dio. Questa ordinazione rivela una visione dinamica della realtà dall'alto, una visione unitaria e discendente dall'alto al basso, nella quale sono collegati tra loro la Santissima Trinità, il Figlio incarnato Gesù Cristo, il mondo e l'uomo. Per far cogliere meglio questi primi quattro punti nella loro unità e più oltre, per cogliere meglio le dimensioni e gli aspetti fondamentali della sua spiritualità e di quella della compagnia di Gesù, in particolare l'integrazione fra di essi, proprio perché sono attraversati da un movimento dall'alto al basso, da una visione discendente dall'unità alla molteplicità, dalla sintesi all'Ignazio. Proprio per questo Ignazio aggiunge ad essi la narrazione della illuminazione del fiume Cardoner, che in sé probabilmente tutte le riassume. Mentre si trova in un punto elevato e guarda il fiume che scorre in basso, cominciarono ad aprirgli gli occhi dell'intelletto. Non è che avesse una visione, ma capì e conobbe molte cose, sia delle cose spirituali che delle cose concernenti la fede. E le lettere, e questo con un'illuminazione così grande, che tutte le cose gli apparivano come nuove, di modo che in tutto il corso della sua vita, raccogliendo tutti i numerosi aiuti ricevuti da Dio e tutte le numerose cose che egli aveva appreso, anche riuniti tutti insieme, non gli sembrava di aver imparato tanto come in quella sola volta.
Più che una visione si tratta di una illuminazione. Si tratta fondamentalmente più di una luce che fa vedere che di precise realtà contemplate. Per questo, più che la quantità delle cose conosciute e apprese, sebbene forse numerose e ricche di particolari, lo colpisce la loro novità. Nel raccontarla, Ignazio mette in primo piano la qualità e l'intensità dell'illuminazione interiore, piuttosto che la molteplicità delle cose stesse. Si tratta di una visione in Dio di tutta la realtà, o meglio, di un nuovo modo di vedere tutte le cose alla luce divina che le illumina, a partire dal proprio intelletto che riceve l'illuminazione dell'alto, piuttosto che di una visione oggettiva di Dio o di qualche mistero particolare della fede. È una visione sintetica, architettonica. Da questa esperienza Ignazio si vide trasformato in un uomo nuovo. La conversione iniziata a Loyola viene qui a perfezionarsi, non nel senso che si debba vedere nel Cardonelli il punto culminante della sua vita interiore o che dopo di esso non ci sia stata in lui una crescita o un progresso nella vita secondo lo spirito, ma nel senso che tale esperienza marcò in modo decisivo l'orientamento della sua vita e costituì una nuova luce e un punto di riferimento per il suo futuro. Per Ignazio l'esperienza del fiume Cardonel rappresenta quello che fu per Mosè il roveto ardente. Più che un piano concreto da realizzare e da eseguire, Ignazio e il Cardonel, partecipando alla luce stessa di Cristo, ricevete una nuova mentalità, un nuovo spirito, un nuovo sistema axiologico, nuovi criteri per orientarsi nella vita e la capacità di sapersene avvalere. È qui che si perfeziona la sua capacità di discernimento spirituale. Rileggendo la sua esperienza alla fine della sua vita, Ignazio sembra voler evidenziare come nel momento culminante dell'educazione alla libertà da parte di Dio pedagogo, al Cardonel il Signore non gli volle trasmettere ricette che indichino con chiarezza il di fare, ma lo aiutò a maturare un metodo di ricerca di ciò che è più gradito a Dio e meglio lo conduce al fine per il quale è stato creato. Non gli consegnò delle leggi, ma gli offrì criteri e chiavi interpretative della realtà, insieme alla capacità di farne uso e di adoperarle. Era molto importante ricordare questo soprattutto ai futuri gesuiti, perché attraverso il racconto di questa sua esperienza di fondatore potessero capire che le costituzioni stesse, seppure necessarie, non sono che uno strumento per discernere, un documento chiave di discernimento spirituale per la conservazione e lo sviluppo dell'ordine, un punto di riferimento per collaborare come strumenti all'azione di Dio che vuole continuamente portare avanti la compagnia e la vocazione di ciascun membro. Da Manresa Ignazio si porta a Barcellona per poter attuare il suo proposito di recarsi come pellegrino povero e penitente a Gerusalemme. Sappiamo come finì questa esperienza, non poter restare a Gerusalemme. Con la partenza di Barcellona si apre una nuova tappa della sua vita. Essa abbraccia complessivamente 11 mesi, durante i quali vediamo il santo in continuo movimento. Il suo discernimento si arricchisce di un nuovo dato che arriva addirittura a capovolgere la sua decisione. A convincersi che Dio non lo voleva a Gerusalemme e a ritornare ad essere pellegrino alla ricerca del che fare, per meglio rispondere a ciò che è più gradito al suo Signore e ad essere rituffato nel nuovo processo di discernimento. Nella sua ricerca della volontà di Dio, il pellegrino andava sempre pensando da sé, qui tagendum. Alla fine si sentiva maggiormente inclinato a studiare per un po' di tempo, per poter aiutare le anime, decise di andare a Barcellona. Due sembrano essere punti caratteristiche di questa tappa spirituale dell'itinerario spirituale e di conversione di Sant'Ignazio. Gerusalemme, da una parte, che finì, e la speranza in Dio solo. E andiamo al quarto e ultimo punto, studente, quasi ultimo,
per amore a Dio, la conversione agli studi, da Barcellona a Parigi, da febbraio 1524 a Parigi, aprile 1535, ben 11 anni. All'indomani del fallimento del pellegrinaggio a Gerusalemme, mentre si trova ancora a Venezia, in procinto di partire per Barcellona, Ignazio prende la decisione di studiare per poter aiutare le anime. L'ideale dello studio fiorisce sul terreno dell'ideale apostolico. Il rapporto esistente fin dalle origini tra studio e apostolato è un dato fondamentale. Lo studio è un mezzo, una realtà, in funzione del poter aiutare le anime, che è per lui un ideale ormai acquisito tranquillamente, la fine che regola tutte le sue scelte, anche se la modalità di esso dovrà ancora essere precisata e determinata. Molto probabilmente, già subito, la partenza da Gerusalemme, Ignazio percepisce chiaramente che di fronte a certi problemi che si possono incontrare nell'aiuto alle anime, si richiede qualcosa di più del fondamentale buonsenso umano spirituale, qualcosa di più di una rettitudine soggettiva. Egli si accorge che si richiede in concreto la dottrina oggettiva, oltre l'esperienza personale, che si richiede uno stile professionistico e non solo dilettantistico nell'approccio agli altri per sostenerli e aiutarli nella via della fede e dello spirito, che non è sufficiente uno slancio spontaneistico, ma che richiede un tipo di apostolato qualificato e meglio fondato anche oggettivamente di quanto non fosse da lui praticato fino adesso. Allora, forse si potrebbe venire in questo un seme, si potrebbe vedere un seme, ancorché molto piccolo, e non ancora pienamente esplicitato a livello della coscienza riflessa, l'ideale sacerdotale presbiterale di Ignazio che si affermerà in seguito e che lo porterà prima a farsi ordinare insieme con gli altri compagni e poi a fondare la Compagnia di Gesù e dunque la conversione alla Chiesa. La fondazione della Compagnia di Gesù sacerdozio da Parigi a Roma. 6 anni che separano la partenza di Ignazio da Parigi dagli ultimi voti religiosi solenni nella Basilica di San Paolo fra le mura a Roma, dove in verità si può dire che ha inizio la vita della Compagnia di Gesù. Abbracciano uno dei periodi più ricchi e movimentati dell'esistenza di Ignazio. Sempre di più appare come fondatore e sempre di più la sua vita si identifica con quella del gruppo degli amici, la futura Compagnia di Gesù. 2 linee sembrano marcare lo spirito della sua vita interiore. D'una parte un processo di incarnazione, di passaggio dall'invisibile al visibile, dal carismatico all'istituzionale, processo di concretizzazione. D'altra parte una evoluzione interiore, un processo di assimilazione a Cristo Redentore, un itinerario mistico della cosiddetta mistica sacerdotale di consacrazione, che ha come poli estremi, come termine a quo e ad quem, l'ordinazione sacerdotale e gli ultimi voti a Roma nell'aprile 1541. Si è sottolineato da parte degli studiosi una o l'altra linea. Si coglie in pienezza il cuore di Ignazio, chi riesce a vedere le 2 linee sempre più come convergenti, o almeno come intersecandosi e non parallele. Una successione di eventi nella vita di Ignazio e dei primi compagni rivela un punto centrale dell'identità della vocazione della Compagnia di Gesù. Essa è fondamentalmente un corpo sacerdotale. La dimensione della consacrazione religiosa arriva dopo, come un magis, per rafforzare e perfezionare la dimensione apostolica inerente alla vocazione presbiterale. Di qui il significato dell'ubbidienza, che radicalmente si pone al servizio della dimensione apostolica, quale canale della missione ricevuta dall'alto, a imitazione di questo che avvenne in Cristo, inviato dal Padre. La conversione definitiva, l'incontro con il Signore. Il completamento della fondazione della Compagnia di Gesù, negli ultimi 15 anni della sua vita, Ignazio non abbandona Roma, se non in poche circostanze. 3 sono le linee fondamentali della sua attività. La preparazione del testo delle Costituzioni, nella quale coinvolge i compagni. Con l'aiuto del suo segretario, con Alfonso De Polanco, Ignazio andava anche componendo le Costituzioni e rifletteva sui problemi che la loro stesura comportava. Scrisse il suo diario spirituale,
che esprime il livello più individuale e personale della sua spiritualità. Il testo, tuttavia, sebbene sia stato scritto solo per sé, ha un legame con la sua opera di fondatore, perché ci apre luminose finestre sul modo attraverso il quale, nel discernimento della preghiera, il santo andava componendo le costituzioni e rifletteva sui problemi che la loro stesura comportava. L'organizzazione dei lavori dei gesuiti come proposito generale. Essa riguarda l'invio dei padri in missione apostolica, la costituzione di comunità particolari, la cura della formazione dei membri dell'ordine, le lotte e le discussioni con gente della curia, con i papi stessi, per evitare che i suoi figli venissero creati vescovi o ricevessero, o ricevessero dignità ecclesiastiche. L'apertura di opere importanti, come per esempio il Collegio Romano, Collegio Germanico a Roma, la cura per la formazione del direttore degli esercizi spirituali e l'organizzazione dell'attività missionaria ad gentes nei paesi lontani. Prezioso testimone della sua molteplice e svariata attività come generale, come anche della sua attività di apostolo, ci è restato l'epistolario, di cui, come abbiamo già detto, abbiamo conservato più o meno 7.000 lettere. Colpisce quanto diversificati siano i destinatari della sua lettera. Ci sono santi e beati, papi e imperatori, cardinali e gente di mondo, vescovi e persone umili, laici eminenti e gente del popolo, parenti e amici, principi, un buon numero di donne, principesse, eccetera, mamme di gesuiti e religiosi. Attività apostolica ed aiuto delle anime, gli impegni prioritari quale fondatore e generale dell'ordine non hanno frenato lo zelo apostolico di Ignazio e non gli hanno impedito di esercitare anche un po' di attività pastorale. Essa, più che nel dare esercizi spirituali, come è stato prima del sacerdozio, si è sviluppata nella catechesi ai fanciulli, ai rozzi, in opere caritative e sociali a favore degli ebrei, delle donne di strada, delle ragazze in pericolo, degli orfani, delle visite ai malati negli ospedali, nella riconciliazione dei dissidenti e soprattutto nella formazione delle coscienze attraverso la corrispondenza epistolare che dopo il colloquio personale resta sempre Ignazio il mezzo di comunicazione privilegiato. Dopo intense fatiche, momenti di tentazione e di grande gioia, di scoperte ogni volta più originali e affascinanti, la lotta interiore e la conversione definitiva di Ignazio arriva con la sua morte, il 31 luglio 1556, quando finalmente può raggiungere la sua Gerusalemme, quella alla quale definitivamente Dio lo aveva destinato, non senza la soddisfazione di vedere approvato dal Papa il libretto degli esercizi spirituali che tante grane e processi le aveva procurato da parte della Chiesa e di vedere la Compagnia di Gesù ben fondata e dotata di costituzione già ormai praticamente finite. Grazie tante per la vostra grande pazienza. Grazie di cuore a nome dell'Istituto di Spiritualità e della Università Gregoriana, Eminenza il Cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, per la sua presenza e per il contributo che ha arricchito il tema La lotta interiore e la conversione di Inigo López de Oña y Loyola, con cui abbiamo iniziato la celebrazione dell'anno ignaziano 2021-2022. Grazie. Grazie a voi, grazie. Nel pomeriggio alle 16 noi avremo l'intervento di Sua Eminenza il Cardinal Marcello Semeraro sul tema La Santità, discernere la presenza di Dio e trovarlo in tutte le cose. Carissimi e carissime, per favore è meglio stare qui 30 minuti prima, significa alle 15:30. Grazie mille e una buona giornata a tutti voi. Grazie.